Fabrizio Di Stefano, prima parlando con Gianluca Zelli, ci ha ribadito quello che in realtà già sapevamo, cioè Di Stefano è per Azione Politica il candidato giusto. Io ringrazio la stima e la fiducia di Gianluca e di Azione Politica. Noi abbiamo intrapreso un percorso diversi mesi fa, un percorso di ascolto del territorio, un percorso in cui vogliamo cercare, abbiamo voluto cercare di capire le sensibilità del territorio. Abbiamo di conseguenza fatto un programma anche, che è un progetto per un Abruzzo del 2019-2024, e credo che questo progetto stia incontrando il consenso, ma quello che ci tengo a ribadire è che credo che quella intuizione che io ebbi quando ormai un anno fa parlavo di una necessità del centrodestra di guardare al mondo civico, al civismo, che da parte di qualcuno è stato bollato in maniera anche sarcastica come illusoria o addirittura opportunistica, leggo oggi sulle cronache dei giornali che anche il centro-sinistra è arrivata a questa conclusione e sembrerebbe che addirittura presenti soltanto liste civiche. È evidente che avevo ragione io. O noi cerchiamo di cogliere le sensibilità e i desiderata del territorio, o noi sappiamo essere in grado di intercettare la volontà e la sensibilità della gente, oppure la gente ci punirà. Proprio per questo io ho proposto a Fratelli d'Italia, che ricordo a me stesso si è fatto promotore di una proposta di legge nazionale per l'istituzione per legge delle primarie per la scelta dei candidati, io ho proposto la mia disponibilità a sottopormi alle primarie del centrodestra in Abruzzo. Il centrodestra rischia di ripercorrere quello che fu l'errore del 4 di marzo, cioè di calare nomi dall'alto da Roma senza ascoltare i territori? Ma io credo proprio di sì. Ricordo a me stesso che avevamo i sondaggi in mano nel dicembre dello scorso anno, due o tre mesi dopo si andò al voto, e nel dicembre dello scorso anno noi avevamo un grande vantaggio o un leggero vantaggio in quasi tutti i collegi della nostra regione. Non si guardi ai sondaggi nazionali dove si dice che il Movimento 5 Stelle è in calo. Nei nostri territori è ancora forte e ben presente la simpatia e il voto verso i 5 Stelle. L'avversario poi del centrosinistra, se dovesse essere una persona di livello come Giovanni Legnini, e io lo auspico, credo che ci sia un'altra personalità che mette in difficoltà tutto lo schieramento. Però è bene che ci siano candidati di livello, perché se si alza l'asticella dei nostri competitor significa che cresce la politica, e se cresce la politica si fa del bene dell'Abruzzo.